La città mattatoio era questa. Mi ricordo la mattina che sono venuto qua. Mi ricordo e non mi ricordo niente. Mi ricordo solo l'odore di bruciato, la benzina. Però non ho un ricordo preciso di quella mattina, come se l'avessi cancellato. È stato il primo attentato alla libanese. Tutti i giornali titolarono Palermo come Beirut. E sbagliavano. Palermo era peggio di Beirut. Cosa è cambiato? A cosa è servito questo grande dolore che ha accomunato tanti di noi, Attilio, no? Io sono stato 5 giorni, sporco di sangue, di mio figlio, e non me lo andare a lavare. Guarda, se tu muori, ti riempiono la bocca dei morti e dei vivi non sanno che cazzo farsi. Falcone è stata in assoluto la storia più terribile di tutte. Se abbiamo una legge antimafia, lo dobbiamo a Pio La Torre. Lo dobbiamo al fatto che abbiano ucciso Pio La Torre e abbiano ucciso Carlo Alberto Dalla Chiesa. Quella fu un'estate in cui invece c'erano segnali precisi di qualche cosa che, insieme alla mafia, non senza la mafia, andava oltre. Già era morto Falcone. Si era sparsa la notizia che era arrivato l'esplosivo anche per lui. Lui era assolutamente consapevole di questo. La nostra Palermo è una città di sopravvissuti. Sì, sopravvissute poche, morte parecchie. Perché chi resta vivo qua, due sono le cose, o è fortunato o è colluso. Hanno ucciso Antonio, ma non me e i miei figli. E da qui non me ne vado.